E ciao a tutti, io sono Crio e vi do il benvenuto a questa seconda parte e secondo episodio sul CD demo speciale sport che era in allegato con PlayStation Official Magazine, in questo caso versione Italia, ma credo che le altre versioni europee non cambino da questa qua. La scorsa volta abbiamo finito con Formula 1 2005, adesso iniziamo con Smash Court 2, che se non sbaglio dovrebbe essere un gioco di tennis. Genere che o sono io che sono cieco, ma è sparito veramente da un botto di tempo che non vedo un gioco di tennis. Fatemi sapere sotto nei commenti se ne esistono ancora e se sì, scrivetemi il nome, perché a me era uno dei pochi giochi sportivi che mi piacevano ai tempi, sia di Play 2 ma anche di Xbox 360. Su 360 amavo specialmente Virtua Tennis, se non sbaglio il quarto capitolo, che da qualche parte dovrei pure avere, e se non sbaglio è di Sega quel gioco, veramente un gioco bellissimo di tennis. E poi dopo il 360 perso completamente non la voglia di giocare ai giochi di tennis, ma proprio non li ho mai più visti. Nel mentre che parlo ci godiamo questa bella intro, e graficamente l'intro è veramente bella, dovrebbe essere su e giù del 2004-2005 questo gioco, credo. E niente, fatemi sapere se escono ancora dei giochi di tennis, se in tal caso guarderò, perché magari mi potrei riappassionare a questo genere, o spero che Microsoft lo metta direttamente nel Game Pass, perché mi sembra che ho già guardato ma non ce n'è. Porca miseria. Comunque, molto facilmente farò cacare in questo gioco, perché mi ricordo che era difficile, almeno la demo, e poi ovviamente da anni che non gioco più un gioco del genere, quindi farò cagare di sicuro, ma lo porto giusto per farvelo vedere. Allora, possiamo solo selezionare esibizione, ogni tanto si blocca un po' il gioco, ma mi sa che è l'emulatore, non l'emulatore, è il disco. Facciamo un singolo, perché io comunque sto usando il disco. Allora, qua c'è il biondo Juan Carlos, oppure Tim Henman, e chi piglio. Dai, visto che la mia connessione ha il suo stesso nome, pigliamo Tim. No, ma non volevo farti un contro team, faccio nulla, voglio farti il tuo biondo. Ok, e facciamo il green, quello erba, servizio, ok. Quadratura questa qua, e vediamo un po', ma sicuramente me la piglio lì in quel posto dove non batte il sole. Cercherò di parlare il meno possibile, almeno mi concentro. Allora, Juan Carlos Ferrero versus... Ma io non ho scelto... Ma no! Ho scelto sulla fine il Juan Carlos, non Tim. Ma vaffanculo. Fallo. Niente. Oh, fan bagno. Iniziamo pure bene. Ehi! Orco! Kang! Arroi! Porca miseria! Pezzo di merda mi ha fatto punta! Ma però serve fare i versetti! Allora dai! Porca troia! Fallo, vaffangulo! Allora, tiriamolo, dai, vai! Di nuovo fallo, doppio fallo, no? Se faccio una... Non era, se facevo il triplo fallo mi davano lui il punto. Ah, ne bastava due. Cristina, ho sbagliato, vaffan bagno. Allora, guarda lì come un deficiente a pescare le mosche. Allora, dai, non ti bloccare. No, no, dai, ce la puoi fare. Allora, se io parto col triangolo, no, la fa solo andare per terra. Facciamo tipo la finta. Ok, così. Cazzarola, niente, oh. Ma non è proprio facile, eh. Cos'è successo?
ha un po' di problemi, è questa demo. Ah, adesso tira lui. E che bastardo, lo sapevo. No. Madonna. Non c'è un tasto tipo per correre. Dai, mi è passato sotto l'ascella. Guardate lì che disperazione. E finisce così malamente. Ma adesso io farei così. Allora, adesso usiamo team e mettiamo il campo marrone. Ok, rieccomi qua. Allora, mettiamo team. Ok, comunque il gioco ho visto nel menu che la difficoltà è normale. Ma quindi era bello bastardo, eh. Oppure sono io proprio che adesso faccio veramente tanto cacare. Boh, chi lo sa, adesso vediamo un po' col cambio personaggio se mi va meglio. Parli. Ah, ma adesso c'è il... C'era il parlato in italiano. Ma c'era anche già prima. Ma c'ho l'attenzione di... Di un bambino di 2 mesi. Eccolo lì, bastardo. Però forse va già meglio, è questo qua. Comunque graficamente tanta roba, per essere. Vai, dai, fammi fare un punto. No, ma che bastardo. E poi non ci sia un tasto per correre. Beh, non c'è un tasto per correre. Buh. Allora, come fallo? L'ha pure colpita, dai. Guarda lì, pigliamo le mosche, scusate. Vediamo. No, niente. Allora, facciamo così. Vai. No. Niente, ha fatto il game, però ho sbagliato il campo, avevo detto che mettevo quello di terra, ma... Vaffan bagno, saltiamo il video. Voilà. Dai, ma un punto, fammi fare un punto, bastardo. E niente, oh. Oh, ma doi. Spietata sta dentro di così, dai, e vaffan bagno, pigliati il punto, va mambertula, va. Ora lì fa pure la faccina tutta contenta, che cacchio, sei contro un deficiente. E niente, abbiamo perso. E direi che per questa demo è anche tutto. Scusatemi tanto se ho fatto cacare. C'è pure scritto lì Crew fa cacare. E niente, adesso mi sa che la demo finisce pure. Doppio falli, 0 colpi vincenti. 0, tutto 0, 0. Io ho tirato la palla ai 130, 127, 120. L'altro 2,14, 2,3 e 0 km. Mamma mia. Scusatemi tanto se ho fatto schifo, ma è da anni che non gioco, poi non sapevo i comandi e ho tirato... scusate, io il microfono l'ho maltratto sempre. E quindi ho giocato proprio la cacchio, io schiacciavo un po' tutti i pulsanti sperando che uno di questi facesse una bella mossa. Ah, continuiamo con Tiger Woods 2006, io ne ho uno, devo pure poi resettare dopo questo. Io ne ho uno per PlayStation 1 e vi porterò poi uno speciale, però mi sembra che ce l'ho in spagnolo, non so perché c'è solo lo spagnolo. Però io l'avevo comprato così, quindi ce lo teniamo così. E Tiger Woods forse 96, 98, quello che ho io. Questo invece è lo 06. Dai, qua forse potrei fare una bella partita se capisco i comandi, qua ci sono scritti.
E niente, non ho avuto il tempo di This is one of the most famous and recognizable holes in the world, and has often been ranked the most difficult finishing hole on the PGA Tour. The narrowest part of the fairway allora, is only 25 yards wide, so the lake is definitely in play. Driving the ball in the right rough leads to a terrifying shot into a long narrow Ma green. Ma che cacchio gli è successo a Tiger in faccia? Guardate, lì è un glitch dell'emulatore, ma anche la camicia mi sa. C'è tutte le mosche, ok. Ha le mosche in faccia, il buon Tiger. E là, ora lì ho fatto il tiro della miseria, ma adesso mi finisce in acqua per magia. No? Ecco, sto qua come gioco di golf. Mi piace molto di più di Everball di golf, perché almeno qua riesco a fare i tiri con Tiger Woods con qualche problema di texture. Ma poi anche la maglia, la polo, tutta glitchata. Abbiamo fatto diventare Tiger un dalmata. Che faccia! No, ah, che culo, non è finita nella sabbia, va. Mi sembra che si chiama bunker, forse, in termini del golf. Ok, l'importante è che la demo funzioni. Anche i pantaloni, tutti glitchati. Purtroppo capita già con i giochi completi. Figuriamoci con le demo. Dai! No, ma che sfiga! 11... 1.6 metri. Ok. Dai, qua basta un colpettino di anca. Puff, dai. Puff. Oh, ce l'ho fatta. Par. Abbiamo fatto il par. Vabbè, contento. Se è contento Tiger, lo sono pure io. E finisce così la demo. Boh, provi giusto 2-3 tiri. È finita lì. Però dai, a parte i glitch, schifissimo non ho fatto. Almeno questo sono riuscito a fare entrare la pallina nella buca dopo non 3 ore, ma in 2-3 minuti. Però diceva... Ah no, ma continua. Is a beautiful par 3 that offers the player sweeping views of the water. The peninsula green is protected by very large bunkers. Ma continua la demo, quindi dai, facciamo qua sta buca. Con Tiger glitch. Allora, vediamo un po', facciamo ancora questa. Puff! Dai! No, che sfiga! Finita nell'acqua. Ci ho provato, eh. Quindi, pigliamo un'altra pallina. Ma non posso cambiare posto, sono proprio obbligato. Forse, dai. 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 Guarda lì. Par. Mamma mia, se mi veniva prima facevamo buca in un colpo. Ma quindi adesso c'è ancora un altro pezzo oppure finiva la demo? Ah, se no è bella corposa questa, eh. Però almeno questo gioco qua di EA Sport rispetto a FIFA 06 almeno funziona un po' glitchato, ma almeno funziona. Invece FIFA 06 purtroppo non parte. Here at 18, Granny Clark's Wind crosses the fairway and is not a hazard, but an integral part of the course, and the ball must be played if it finishes there. The front of the green is guarded by the only natural hazard on this hole, the Valley of Sin. Vediamo un po' Tiger glitch, ma sta qua. Adesso sono preso bene a giocare a golf. Tutto nero. Ah, bon, ma c'era scritto che dovevo resettare la console, invece no. Si è autoresettato. Bene così. Quindi niente, pensavo che EA fosse stata troppo brava a farci giocare tanti pezzi della demo, invece mi sbagliavo. Quindi continuiamo con MotoGP 03, che è l'ultimo gioco di oggi.
peggio. E poi c'è Eitoy Kinect, ma un video, come potete vedere sotto in basso a sinistra cambia la scritta da giocare in video. Comunque facciamo MotoGP 03 e mi dispiace tanto che purtroppo due giochi di questo CD non funzionino. Vediamo un pochettino. Prodotto by Namco. Ah, il gioco ufficiale. Vediamo un po' com'era all'epoca MotoGP. Adesso non è più di Namco, ma già che si chiama, non mi viene la casa di sviluppo, che tra l'altro è italiana. Però non mi sembra che Namco non c'entri più una mazza. Tra lì le ombrelline c'erano. MotoGP 3. Dai, direi di saltare l'intro e di andare in azione. Allora, freno assistito attivo. Facciamo freno assistito. Incidenti disattivati? No. Io voglio gli incidenti. Allora, green, ok. Ok, come accelero però? Ah, X si accelera. Chi siamo noi? Quello deve essere Valentino Rossi. Vai, è l'unico della MotoGP che conosco, quello che non è. No? Cazzo, io mi ricordo che in sto gioco qua facevi delle canne. Allora, se è 17esimi, voglio essere almeno 16esimi, no? 17 proprio non mi piace. Ah, vai, 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 vai. Dai. Posso cambiare la visuale? Sì, andiamo un po' in prima. Non ci capisco niente, ma andiamo in prima. Ah. Posso impennare, sto comando. Cambia visuale per favore. Comunque siamo noi, forza fare pirla. Vabbè che c'è un freno assistito, ragazzi. Gira! No, non ha detto.
adesso. Dai, qua. Dai, potrebbe essere il sorpasso. Vai! Porco cane! Porco cane! Arrivato primo. All'ultimo, vediamo un po' il replay. Posso farlo andare veloce, tipo con quel tasto. Posso farlo andare un po' più veloce. Guardate lì, che bravo che sono. Tanti campioni. Vediamo credo cosa fa, che numero ho, il numero 6. Ah no, 61 e 6 sono anche 100. Dai, guarda lì come ho superato, bravo. Ah però almeno a parte che la demo ha funzionato bene, ero un po' preoccupato. Pensavo con un'altra demo buggata invece. Nessun problema di sorta, neanche un micro blocco. Direi che abbiamo già visto troppo, eh? Di replay mi sa che la demo finisce malamente così, e infatti sì. E niente, ci resta solo più da guardare lo spot, la pubblicità, il trailer, non so come chiamarlo, del gioco della telecamera PlayStation e Toy Kinetic, non Kinect. E poi se per caso non vedete il trailer di sta roba qua di Eitoy, vorrei dire che YouTube mi ha rotto veramente tanto le scatole e ho dovuto tagliarlo, ma credo che non rompa. Adesso guardiamo un po'. Non so se mi conviene abbassare il volume. Ma non sembra tanto alto per ora, Perché di solito poi i trailer hanno un volume a palla. The Nike Motion Works Lab is qua we're spiega proprio tutto quanto in performance situations and how we can aid the athlete in enhancing their performance. Proprio tipo una specie di documentario. The most frequent injuries in all the different sports. The way the game was designed really hits the telecamerina da qualche parte, anche quella della Play 3. A good della Play 3 no, addirittura program, due cardiovascular fitness as well as flexibility, range of motion, balance, coordination, all of those are sort of incorporated in the kinetic game. I was involved as a consultant looking at routines and even just working to modify some of them to make them I think more readily available to the average consumer. Looking at something però la telecamera PlayStation non è più stata sfruttata in questo modo da un po'. È tipo Kinect Sport prima di Kinect Sport. We also did filming or motion capturing and then sending that to Sony to show them what these things would look like. Sì, tipo basic exercise where you're doing some type of resistance like push-ups or sit-ups with your own body. But the idea really is to try and build up some of the muscles, the musculoskeletal system, strengthen that, to develop some coordination, balance, sometimes just to promote relaxation, proper breathing techniques. Wow. I mean, all in all, we just know that exercise is good for the heart, the lungs, the whole body, and even the mind. What I like most about it is it has a ton of variety in it, and that's really important in fitness because your body does get used to doing the same things over and over. Poi io ho qualche gioco ai toy, adesso non mi ricordo quale, però ne ho uno o due. Però a me da piccolo non mi hanno mai entusiasmato più di tanto questo tipo di gioco, come anche la Wii. La Wii ce l'ho, però io dopo un po' mi rompo le balle di fare lo scemo con i move, lì, non i move, come si chiama, il move è quello della Play, il mod della Wii. Dopo mi stufavo, come anche la Kinect, ho la versione del 360, per One non l'ho mai più presa, difatti è morta, però anche lì dopo un po' mi stufavo di giocare a queste cose qua dove ti devi muovere come un deficiente.
e per la Kinect ho tolto quello che era in bundle, quello lì del tigrotto, non mi ricordo più come si chiama, quello lì con la tigre, e poi anche quello sport, il Kinect Sport mi sembra che si chiama. Però come ho già detto, dopo un po' mi stufavo, perché veramente sembra un deficiente, sta qua tutta presa, lì pa, però nella realtà ti senti un cretino. Poi se non hai la casa enorme, tipo in America, che puoi avere uno spazio enorme, ti vai pure a far male. E credo che qua più o meno era anche la stessa cosa. Difatti guardate lì, c'è uno studio di gigante. Tipo io avessi fatto quel calcio là roteante, avrei spaccato il mobile, oltre che il piede. Madò, è proprio contenta. Kinetic. Voilà. Collaborazione con Nike, ma non si era capito, c'era solo il logo. E direi che con questo è tutto. Niente, spero che questi due video vi siano piaciuti. Un saluto da Crivo e al prossimo video. Ciao, ciao.